Allora, doveroso pure in questa retrospettiva di indie americani ricordare i fondamentali Grifters, un quartetto stanziato nel Tennessee a Memphis, tra i più originali e importanti innovatori anche loro dell'indie rock locale, non solo locale, ma proprio americano, se non addirittura io direi proprio internazionale. Allora, qui ho raggruppato insieme proprio i loro due gruppi cardine, il primo e l'ultimo importante che hanno fatto poi per la Sub Pop, quando cambiarono un po' radicalmente lo stile e si unirono all'indie leggermente red meat, un po' leggermente grunge. Allora, il primo disco a sinistra, uscito per una piccolissima etichetta indipendente locale lì di Memphis, la Sonic Noise, nel 92, contiene 13 brani di tutto ciò che si può immaginare che non sia di sud, di rock del sud. Non c'è niente di country, niente di grunge, non c'è niente di nulla, o hard rock o AOR, nulla di nulla. Fatevi conto, però, sono delle sottostrati pure qui di basi pop. Potrebbero essere anche dei 60 Sounds o delle canzoni R.E.M. però suonate dai Chrome di San Francisco che ho recensito qualche giorno fa, mi sembra domenica pomeriggio scorsa. Quindi i Chrome con Damon Age, Helios Creed, su quei trattamenti lì, i Factrix, quindi i gruppi della Subterranean, certe anche istanze un po' leggermente darkish, new wave, inizio anni 80, quindi anche le cose forse più sperimentali della 4D, ma quelle proprio molto molto più sperimentali, tipo i Dom, per esempio, che era un progetto parallelo di uno dei Wire, e il risultato è un qualcosa di completamente anomalo, perché è un disco per un gruppo, diciamo, indirizzato al college rock, e in realtà indirizzato negli ambienti della pura avanguardia. Ci sono anche degli esperimenti radio alla John Cage, tipo Radio Music di John Cage, in cui ci sono dei pezzi in cui sono inframmezzati da stazioni radio che cambiano girando con la manopola sul sintonizzatore. Il tutto è molto magmatico, molto storto, molto fatiscente, distorto, ed è vicino, sì, a certe cose anche della Transyndicate, dei Drain, dei Paintings e cose similari. Quindi chi ama i Battlesurfers, chi ama i Chrome, chi ama i Residents, quelli proprio più scuri, più sperimentali, e chi ama proprio, ecco, la New Wave, quella proprio sperimentale californiana, anche i primi Negative Land, questo disco qua sarà pane per i suoi denti. Però ripeto, è un ibrido strano perché comunque della melodia pop dentro c'è, ma è tutto stravolto e melmoso, come duopo dei gruppi di quel periodo inizio anni 80, o della Ralph Records o della Signal Records. Invece poi dopo loro progressivamente, già successivamente col disco dopo One, so, sì, no, soprattutto con l'EP Eureka, misero appunto la loro formula, invece indie. Quello è il loro vertice indie rock, e là siamo tra un leggermente un indie noise lo-fi, tra un Dinosaur Junior, però vicini ai Red Red Meat, quindi un ibrido di compromesso. Quello è un disco splendido, è un EP, ieri l'ho postato in bacheca, ecco, quello è molto bello. Poi quello lì portò al contratto con la Sub Pop, con questo disco qui classico, che vedete, Ain't My Lookout, del 96. Nel frattempo ci sono stati Crapping Your Negative, altri dischi un po' interlocutori. Questo qua è, diciamo, rimette un po' a posto le cose che erano state messe in disordine nei dischi precedenti. Alcune volte lo fa bene, alcune volte magari livella un po' troppi suoni, però è un disco oltre sopra la media, un disco indie, ma è certo, è completamente un altro gruppo rispetto a quello di So Happy Together, che è il primo disco del 92 per la Sonic Noise. Quindi è un percorso artistico forse stato
inevitabile che cambiasse così tanto. E, però dopodiché loro se ne persero le tracce e credo che oggi ormai veramente siano purtroppo piuttosto dimenticati e ne approfitto appunto io in questo mio piccolo canale per fare un po' di luce su un grande gruppo che ha almeno un paio di capolavori in carriera, ovvero questo primo album qui, So Happy Together, e Eureka EP del 95 per la loro etichetta Shangri-Las.